In questo video voglio aiutarti a capire come scegliere le cuffie. Cuffie intese non per ascolto hi-fi, ma cuffie per missaggio, mastering, registrazione. Come fare a scegliere le cuffie migliori? Lì fuori ce ne sono veramente tantissime, ma quali sono le più adatte al tuo caso specifico? L'impedenza viene misurata in ohm e ciò che questo valore ci racconta è di quanta potenza avranno bisogno le nostre cuffie per raggiungere un volume di ascolto ragionevole o, per capirci ancora meglio, quanto dovremmo girare la manopola dell'amplificatore per farle suonare a un volume ragionevole. Ma perché questo valore è così importante? Perché più è alto il numero degli ohm, più le cuffie saranno affamate di corrente elettrica. In linea generale, la maggior parte delle cuffie si assesta su un valore di impedenza di 32 ohm. Questo è lo standard, diciamo, delle cuffie che sono destinate a essere usate con tablet, smartphone e altri device non necessariamente dedicati agli audiofili. Le soluzioni legate a un utilizzo professionale, invece, possono presentare valori molto più importanti, fino a 250 ohm. In questi casi, però, per ottenere un volume elevato bisognerà ricorrere a un amplificatore dedicato capace di rimodulare il segnale. La prima considerazione da fare è che un'alta impedenza non è sempre sinonimo di qualità audio maggiore. Un'impedenza più bassa si traduce in una maggiore capacità delle cuffie di essere pilotate e quindi in un utilizzo più rapido e semplice con un numero più ampio di dispositivi. Semplificando il tutto, si può dire che più è alta l'impedenza e più il suono diventa corposo. Allo stesso tempo, però, attenzione, lo sforzo richiesto per ottenere volumi elevati è superiore. La realtà è che le cuffie ad alta impedenza, grazie alla loro particolare capacità di gestire segnali elettrici, sono in grado di riprodurre il suono in modo più accurato e sono anche meno sensibili al rumore e alla distorsione. Le cuffie con una bassa impedenza, 16 o 32 ohm, si fanno preferire da chi vuole un'esperienza più immediata. Raggiungono infatti in modo semplice volumi più elevati e sono compatibili con un gran numero di apparecchi senza bisogno dell'intermediazione di un amplificatore. L'altro parametro a cui fare attenzione in fase di acquisto delle nuove cuffie è la sensibilità, un valore espresso in decibel che misura quanto forte suonerà un paio di cuffie a un dato livello di potenza. Se ad esempio una cuffia ha un grado di sensibilità più alto rispetto a un'altra cuffia, l'audio che questa produce sarà più forte a quel volume e può essere considerato più forte in generale. Ciò significa, in pratica, che dovremmo girare di meno la manopola del volume per ottenere più volume. Per darti un'idea più precisa, una sensibilità di 86 decibel è considerata relativamente bassa, mentre qualsiasi valore al di sopra dei 110 decibel è da considerarsi molto elevato. C'è poi però uno svantaggio. Con valori di sensibilità elevati possono essere accentuati, ad esempio, il sibilo dell'amplificatore o dei circuiti dello smartphone, il rumore elettrico e altri inevitabili disturbi di carattere elettrico. In qualsiasi apparecchio audio, non solo un buon paio di cuffie, i suoni entrano sotto forma di frequenze. Queste vengono elaborate, alterate e trasmesse all'esterno in modo da essere percepite dall'orecchio umano. La risposta in frequenza misura la trasmissione esterna di un suono in base proprio alla frequenza. Banalizzando il concetto, possiamo dire che si tratta di un parametro che ci racconta come suona uno strumento. Le cuffie con buone risposte in frequenza sono quelle che riescono a gestire un range più ampio possibile. Va da sé che una cuffia con un intervallo maggiore di quello udibile dall'orecchio umano è preferibile. Anche se non si ha modo di ascoltare le frequenze nel dettaglio, la qualità sarà comunque superiore. Le cuffie aperte hanno il retro dei padiglioni auricolari aperto e ciò consente ai suoni ambientali di essere percepiti all'orecchio e contemporaneamente però al suono di uscire dai padiglioni delle cuffie. Non sono consigliate per registrare la propria voce proprio perché si rischia che ciò che si sta ascoltando entri nella registrazione rovinandola. Sono maggiormente consigliate per mixare proprio perché, per le caratteristiche che ti ho appena elencato, queste hanno un approccio simile, per la loro naturalezza, all'ascolto tramite gli altoparlanti o i monitor da studio. Le cuffie chiuse hanno il retro dei padiglioni auricolari chiuso e ciò consente ai suoni ambientali di non essere percepiti all'orecchio e contemporaneamente di limitare fortemente l'uscita dell'audio dalle cuffie, quindi esattamente il modello opposto a quello che ci siamo detti prima. Sono consigliate per registrare la voce e per gli ambienti particolarmente rumorosi. Non sono consigliate in fase di mix, ma solo perché per lunghe sessioni di ascolto questo tipo di cuffia può risultare parecchio stancante per l'orecchio e per le caratteristiche che ti ho appena detto potrebbero restituire un suono un po'
sbilanciato, con delle enfatizzazioni ad esempio sulle basse frequenze, e quindi risultare innaturali. Le cuffie semi-aperte o semi-chiuse sono una via di mezzo fra le precedenti varianti delle cuffie, offrono una buona fedeltà sonora con un discreto ma non totale isolamento verso l'esterno. Altri fattori secondari, ma non troppo, nella scelta di una cuffia possono ad esempio essere la comodità. Ci sono delle cuffie molto imbottite che, anche se le tieni per ore, non hai nessun tipo di problema e riesci a lavorare comunque senza alcun disagio. Dove per disagio intendiamo magari l'orecchio che diventa troppo caldo o ti inizia a far male. Un altro fattore di scelta può essere quello degli accessori in dotazione alle cuffie. Esempio, ci sono cuffie dalle quali non esce nulla se non il cavo che è attaccato alla cuffia stessa, e ci sono invece cuffie che hanno cavi che puoi attaccare tu. Quindi hai un cavo ad esempio a spirale corto, un cavo liscio più lungo, un cavo liscio più corto e così via. Tutti questi accessori possono effettivamente fare la differenza. Al di là di tutti questi fattori tecnici, quello che poi fa veramente la differenza in una cuffia è il suono. Suono che in partenza dovrebbe essere quanto più flat possibile, quindi non accentuare nei bassi, negli alti, nei medi, ma darti una risposta che sia lineare. Ecco, le migliori cuffie sono quelle che hanno una risposta lineare. Però è pur vero che nel momento in cui hai un buon paio di cuffie e le utilizzi sempre, ti abitui a quelle cuffie e dopo riesci a fare mixing, mastering, fare qualsiasi cosa, registrazione eccetera eccetera, con quelle cuffie ottenere risultati ottimi. Quindi tutto quello che ti ho raccontato è importante? Assolutamente sì. Però una volta scelta una buona cuffia, utilizza sempre quella e vedrai che otterrai risultati ottimi. Io ho due paia di cuffie e mi piacciono tantissimo. Quali sono? Sono le Sony MDR7506 e le Audio-Technica ATH-M50X. Le Sony sono state il mio primo paio di cuffie buono, precedentemente avevo delle Superlux, e le Audio-Technica sono le ultime cuffie che ho comprato. Tra le due, ora ti metto le specifiche in descrizione, diciamo ci sono pro e contro per entrambe, non esiste la cuffia perfetta, ovviamente neanche quelle che costano migliaia di euro, ma tra le due io ti posso assicurare che da un certo punto di vista preferisco le Audio-Technica, perché non so se ti ricordi il video di unboxing che ho fatto, il video in cui le ho anche indossate, ricordo ancora la prima cosa che ho detto è quanto lusso, perché senti proprio i cuscinetti che sono di una morbidezza incredibile rispetto alle Sony che sono molto più spartane. Quindi io utilizzo queste due cuffie, ti metto i link in descrizione, ma tu ovviamente sentiti libero di scegliere le cuffie che preferisci, fermo restando che meglio se rispettano le cose che ti ho raccontato in questo video. Bene, io ho finito questo video, spero sia stato interessante per te e ti abbia aiutato nella scelta della tua prossima cuffia. Quindi, se hai dubbi, domande, curiosità, non esitare a commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ciao!